Colpa della musica è una storia di 50 anni che credono di avere 20 anni. Ci sono alcuni 20 anni che credono di averne 50. Ricky, la vita inizia a 50 anni con questo film. La vita può iniziare a qualsiasi età e può riniziare, può crescere. Però diciamo che a 50 anni, se ci arrivi, trova un compimento. E c'è un detto molto carino che dice che l'unico modo per non morire giovane è invecchiare. Invece il film è in realtà l'insegna di una felicità ritrovata. Personaggio interpretato da Messeri che è pensionato a 60 anni e che gli sembra che tutto sia finito perché lui fa parte di questa provincia operosa, laboriosa e quindi quando finisce il lavoro dici chissà che può accadere. Ci si sbronza, si ritornano a tentare vecchie scommesse sportive impossibili. In questo film ci sono due personaggi nuovi che entrano proprio per la prima volta nel cinema. Uno è la donna che poi ti farà proprio cambiare vita, che è questa Ronnie, ce l'ha presenti? Beh, Ronnie è una splendida fanciulla che io ho appena incontrato nel film e che è come dire, un'ammaliatrice, insomma, mi seduce attraverso la sua giovinezza. A un uomo maturo può, diciamo, scaturire delle sensazioni, questa inconsapevolezza, secondo me. Poi diciamo che magari è anche molto naturale e spontanea, effettivamente. Ammaliato e illuso da questa sensazione di giovinezza e inseguo questo splendido animaletto che è Ronnie e però non, come dire, non mi farà tanto bene, ecco. Ma a te piace Ricky Tognazzi come uomo? Insomma, ma che domande sono queste? No, è un uomo molto affascinante, sicuramente. Io sono lo sceneggiatore, allora, e lui è mio marito e lei è bellissima e giovane, allora io le ho detto, guarda, mi raccomando, quando farei la scena d'amore con il nonno? Un pochino nudo, cioè, però non dico altro. È una scena d'amore, ma poi alla fine non lo è, nel senso che sono due persone che stanno per fare l'amore, lui resiste perché è già la seconda volta che lo stanno facendo e quindi lui diciamo che fa un po' di fatica avendo 50 anni. Arisa, sì, l'abbiamo invitata a pranzo un giorno a casa e immediatamente ha fatto, come dire, ha aderito alla nostra famiglia, la nostra famiglia intesa come famiglia cinema. Io oggi dovrei fare la mia prima posa e quindi sono emozionata e non prometto nulla, come sempre. La scoppiettante Arisa, eh. Sei la figlia di Marco Messeri, giusto? Sì. Crediamo che sia anche credibile il fatto che tu non abbia questo accento toscano e lui invece sì. Un Perché lui ha l'accento toscano? pochettino. Maremma maiala. Questo è un film per noi molto importante perché riassume un sistema sinergico finanziario che per la prima volta viene attuato in Piemonte, perché sono tre entità che si sono messe in gioco per questo film: la Fincommission attraverso i servizi logistici, la Regione Piemonte attraverso la società FIP, quindi Film Investimenti Piemonte, che ha dato un apporto finanziario, e non per ultimo attraverso il product placement tra le aziende che hanno del territorio deciso di investire attraverso questa nuova formula di comunicazione. Il produttore di questo film, Attilio De Razio, non vuole comparire, però dice che la Fincommission è tanto, tanto, tanto presente e fa tanto bene. Ma cosa fate per essere così benvoluti? Cerchiamo di essere loro amici, loro utili. Utili nel senso che cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori per girare un film e amici nel senso che facciamo anche di più di quello che dovrebbe essere, diciamo, il compito professionale. Oscar Wilde diceva: voglio donne con un passato e uomini con un futuro, perché il passato di una donna è molto interessante, molto più del presente di una ragazzina.